Salve a tutti ragazzi, qui i vostri peschi vi parla. Oggi continuiamo su F1 1995, vediamo insieme la macchina scelta. Come sempre ho fatto registrata di sì rispetto a quell'altro. Macchina scelta e Pacific Ford con Gas Show. Quindi Pacific Ford, anzi con delle tre. Non lo so ora, non me lo ricordo. Vediamo, c'è stato parecchio qui a decidere. Mi sembra delle tre. Sì, delle tre. Quindi prendiamo delle tre come pilota. La Pacific Ford, una macchina veramente pessima. E circuito Gran Premio, credo, di Germania, Hockenheim, infatti. Circuito favorevole a noi. Nono appuntamento. Speriamo bene. E invece purtroppo la qualifica sono andate male, partiamo ultimi, dietro anche alle due forti. Purtroppo la Pacific è una macchina veramente pessima, in un circuito in cui conta tantissimo il motore, questa macchina non va. Comunque la partenza partiamo molto bene, ci sbarazziamo già di tre vetture, poi altre di due siamo in 19ª posizione, tentiamo l'attacco anche a una forti, non so, divise Diniz Moreno, 18esimi, subito all'attacco anche della Minardi. E prendiamoci la 17ª posizione, poi attacchiamo anche Katayama, eccola qua, attacco 14esimo, poi c'è contatto, però subito ci ripassa. Dimostrazione, avete visto come il motore della Ford Pacific Ford, naturalmente il motore Ford non era molto competitivo e in rettilineo ne prendevamo talmente tante. Comunque qui proviamo ancora l'attacco per riprenderci la 14ª posizione, non so se divise Takinoue o un altro pilota. Fatto sta che ci prendiamo la 14ª posizione, sempre nello stesso giro proviamo un sorpasso, credo, sull'altra Pacific, quindi di Gasciò, e ci proviamo ma non ci riusciamo, quindi neanche con la vettura gemella riusciamo a fare un granché e rimaniamo in 14ª posizione. Stesso giro, devo rientrare a box, quindi il nostro caro Jack deve rientrare a box per naturalmente il cambio gomme e però picchiamo a muro anche, quindi prendiamo un altro pochino e carburante. Rientriamo, credo, in ultima posizione, comunque vediamo insieme. Sì, siamo già a 24esimi, quindi vabbè, era chiaro. Sarà una gara questa di difesa perché la macchina non è competitiva, cerchiamo di arrivare a punti e sperando che Coulthard non vinca, perché ricordo la battaglia ormai Coulthard noi con anche Herbert abbastanza vicino, però ci proviamo comunque, proviamo a vincere questo titolo mondiale. Il 96, come ho già detto, lo faremo su F1 Challenge. Ho già fatto tre video e poi devo continuare. Comunque, rieccoci qua. Abbiamo recuperato una posizione, rientrando in diverse vetture. Ci assestiamo in 19ª posizione, quindi abbiamo perso posto con Coulthard, purtroppo di nuovo in testa. Passiamo Moreno. E passiamo anche la nostra vettura gemella e anche una Sauber, quindi ci prendiamo la 16ª posizione e poi andiamo all'attacco anche dei Naminardi, quindi 15esimi, però non eravamo assolutamente in zona punti. Davanti a noi una Jordan, rientrano altre vetture a box e qui addirittura la Sauber che ci passa, quindi guardate come non era competitiva la vettura, una Sauber che ci ha passato veramente di più potenza, mentre Coulthard fa registrare il giro record. E non so dirvi in che posizione siamo, 12esimi, appena fuori dalla zona punte. Qui passiamo, credo, la Ligier, 11esimi, cioè scusate, appena i punti erano fino al sesto. In testa Kutta, secondo Herbert, terzo Berg, poi Vine, Blundell e Häkkinen. Siamo vicinissimi ancora con dietro le due vetture. Qui un'altra Sauber che passa. Un'altra vettura, non so dirvi quale, credo sia Katakinoue. Ci proviamo anche noi. Con dietro avevamo Bouillon che ha fatto una grandissima gara, che subito tenta sorpasso. Ricordiamoci Bouillon che ha fatto una gran gara anche in Monaco. Nono posto con Bouillon vicinissimo, ottavo. Quindi appena due posizioni dietro la zona punti, proviamo a sorpassare una vettura, ma ancora Bouillon si fa vedere. E ci dobbiamo assolutamente difendere, ma in realtà proviamo l'attacco di nuovo sulla, credo non sulla Tire, ma su un'altra vettura, e la passiamo, quindi settima posizione, e proviamo anche l'attacco su una McLaren, credo di Bouillon,
Blandelli, ci prendiamo la sesta posizione, quindi dietro a Gerhard Berger con la Ferrari, e proviamo anche l'attacco per il quinto posto, ma già un sesto posto, un punto sarebbe buono. Purtroppo qui rischia tantissimo, la macchina gli va di nuovo in testa a coda e perde il mondo, quindi ancora l'ultimo giro, altro errore come Gran Premio di Manicurz. Ne abbiamo dietro, credo, Alesi, che prova anche un sorpasso, ma riusciamo a tenerlo dietro. E siamo quasi alla fine, comunque la macchina ormai intenibile, ancora rischio, e mi passa anche la Ferrari, quindi undicesimo, e ormai quindi fuori dalla zona punti, anche con quell'errore la macchina veramente ingestibile. Rientra poi incredibilmente proprio la Ferrari, e mentre siamo quasi al traguardo, Coulthard fa registrare il giro record, anzi non era l'ultimo giro, scusatemi, mi sembrava fosse l'ultimo giro, in realtà no, era il penultimo, quindi proviamo a recuperare. Davanti a noi Aguri Suzuki, quindi noni, quindi proviamo a recuperare almeno un punto da Suzuki, e passiamo anche l'altra vettura, quindi settimi, ma ricordo i punti erano fino al sesto, ultimo giro. Ma già la macchina non si tiene. Coulthard in testa, Herbert, Irvine, Blandella, Alesi, Bouillon che è arrivato alla zona punti. Quindi grande Bouillon che ancora si fa vedere. Quindi siamo proprio dietro a Bouillon. Ci proviamo. In realtà era Berger, non Alesi. Berger era quello dietro. E qui proviamo un sorpassone e andiamo, rischiamo tantissimo. E purtroppo non perdiamo il mondo su Bouillon e ci dobbiamo difendere, non attaccare, per mantenere la settima posizione. Ancora vicinissima a Bouillon, ormai le ultime curve, ci proviamo, sesto posto, non va bene, ci proviamo ancora, la macchina di nuovo va in testa a coda e picchiamo. Per sbaglio anche, cambia anche, che cosa, poi la macchina non riesce a riandare e finalmente riparte, addirittura una Forti che ci passa, con Coulthard che va a vincere con dietro Herbert, ancora di nuovo la macchina fuori. Veramente inguidabile, con Blandelli al quarto posto, Irvine terzo, e proviamo ormai ad arrivare a undicesimi, quindi fuori anche dalle prime 10 posizioni, vabbè, punti hanno fino al sesto. Abbiamo tentato un attacco su Bouillon, ancora guardate qui la macchina non si teneva in più, prendiamo anche la undicesima posizione, quindi la macchina già alla frutta, con addirittura Berger che si era fermato, che quasi ci passa, proviamo a tenerlo dietro e prenderci almeno la dodicesima posizione. Siamo per dignità, infatti ci riusciamo, ma la macchina è veramente ingestibile. Gran peccato, dodicesimo, purtroppo non era una vettura competitiva. Vince Coulthard, seguito da Herbert, terzo Irvine, quarto Blandè, quinto Reggiana Alesi, ancora Bouillon a punti. Poi via via tutti gli altri, addirittura Moreno decimo, con Tacchi 9-9 e Katayama. Classifica piloti che vede sempre in testa David Coulthard, seguito credo sempre da noi, vediamo insieme. Sì, Coulthard in testa con 59, no, in seconda posizione sale Johnny Herbert con 34 punti, il nostro caro Jack al terzo posto con 32 punti, poi Gerhard Berger 20 punti, Hakkinen 19, Schumacher 14, Hill solo 7, 11. Costruttori Williams in fuga con 81 punti, seguita dalla Benetton con 48, Ferrari 36, McLaren 23. Bene ragazzi, un saluto a tutti da The Bags, ci becchiamo al prossimo video. DF1 1995.